Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video. Ora ci troviamo in un nuovissimo gioco che si chiama I Am Alive. Che dire di questo gioco? Io ci ho giocato, l'ho anche finito. Allora, ci troviamo nei panni di una persona comune a tutti, che è rimasto un anno ferito e anche lontano dalla sua famiglia e i suoi cari. Ok, allora, in questo gioco bisogna sia sopravvivere, ma anche fare delle piccole missioni. Oh, questo gioco lo troverete su Steam e in single player della Ubisoft. Ricordo che è della Ubisoft. Raga, che dirvi? Vi lascio al video. Deliver this video recorder to my home. That's in Abington, 27 Arbor Street. It's right in front of the park, and well, maybe, just maybe, someone will be there. Okay, this is basically my life. My backpack, climbing harness, flashlight, a couple of batteries, a pistol. I've never even fired a gun before. Anyway, there aren't any bullets in it, so. It's been almost a year now since the event. It only took me 4 hours to fly out east. The better part of a year to walk home. With any luck, we'll be back at our apartment in another couple of hours. I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. See you soon. Ok ragazzi, eccoci qui. Allora, come primo obiettivo è quello di arrivare a casa del protagonista. Ora fa vedere tutti i tasti. Allora, adesso dobbiamo scalarci tutto un ponte per arrivare dove devo arrivare. Allora ragazzi, se quella lineetta bianca lì finisce, cadiamo giù perché si stanca e non riesce più a tenere il controllo. Opa. Questo è il nostro inventario, che si apre con la C. Abbiamo una pistola e basta, senza colpi. E poi del mangiare in scatola e una bottiglia d'acqua. Tutto qui.
Se questo gioco vi piaccia, sentite a me, se questo gioco vi piace e volete che ci faccio una serie, basta dirmelo nei commenti e ci faccio questa serie, da questa puntata qui. Se volete, se no questo sarà solamente un piccolo gameplay e Looks like I'll have to climb over the basta. dry supports. Ok, allora mi devo ancora arrampicare. Ah, questo è un gioco che si basa più sulla resistenza del personaggio, quindi dovete sempre tenere d'occhio la linea bianca. Anche su certi ragionamenti saranno efficaci. Perché qui poi vi ritroverete a ragionare su come ammazzare dei rompipalline che vi vogliono fare la festa. Speriamo di riuscire ad arrivare prima che l'energia bianca si consuma, se no mi tocca fare un casino. Dai, veloce. Sì, veloce. Ecco, quando fa così è perché l'energia sta calando. Arrivato in tempo. Ok, mangiamo qualcosa, così recuperiamo tutto. Well, it's still standing. That'll happen today. Quella è la città di Hampton, vedete com'è combinata. Ah, sto sbagliando io, scusate. Ok. Ok, alla città non siamo ancora arrivati, eh. Dobbiamo ancora superare questi altri ostacoli. Allora ragazzi, con questo bellissimo panorama penso che la finisco qui. Ecco, vediamo se riesco ad arrivare alla città, dai. Mi sa che stoppo la città sperando di riuscire ad arrivare nei 15 minuti, nel tempo limite massimo che posso usufruire di YouTube. Anche qui dovete fare molta attenzione. Ancora vi lanciate giù. Guardate che panorama triste. Allora, dobbiamo esserci quasi, credo. Oh, se va di qui. Guardate qui, ragazzi, la città è proprio andata.
probably get back up to the streets if we go through the sewer. Ok ragazzi, queste sono le fogne. E qui finisce la nostra avventura. Spero che il gioco vi piaccia e se vi piace fatemelo sapere, io farò altre puntate, se no questo rimarrà un semplice gameplay. Data Master è tutto, passo e chiudo.